da Piazza Montecitorio raccontiamo le elezioni più pazze del mondo e questa sceneggiata delle liste elettorali. Veramente una sceneggiata, perché risse continue, gente che accetta, poi rinuncia, poi contratta. È una specie di mercato delle vacche che veramente è umiliante per una repubblica come la Repubblica Italiana, che dovrebbe essere guidata da concetti democratici. I 5 Stelle quantomeno hanno fatto votare 50.000 persone, hanno coinvolto la loro base, hanno chiesto alla loro base se il presidente Conte poteva indicare alcuni candidati per una piccola parte, ed hanno reso trasparente il loro modo di fare le liste. Ma gli altri che liste stanno facendo? Ma è mai possibile che il PD, che una volta faceva le primarie per fare le liste, stia facendo delle risse in tutte le regioni? Ho visto in Puglia una situazione indecorosa di polemiche enormi, e questo vale dal nord al sud, e così tutte le formazioni politiche, dalle grandi alle piccole, tutti i tentativi di blindarsi in qualche collegio cercando di candidarsi in un altro posto. Io personalmente ho fatto tante campagne elettorali, per fortuna oggi sono un libero cittadino che cerca però da elettore di capire come votare, con una legge pessima dove io posso mettere solo una X se mi trovo votato uno all'uninominale e qualcuno al proporzionale, in cui non posso scegliere di distinguere. Ma anche in questa situazione noi abbiamo l'esigenza di avere almeno un po' di trasparenza. Io ho fatto il leader politico e certamente mi sono sempre candidato nel mio collegio elettorale, che era quello di Napoli, all'Arenella, all'Avvocata. Sono stato eletto dai cittadini napoletani ed era un collegio non blindato, ma perché un leader politico non può andarsi a candidare in un posto in Emilia Romagna o in Toscana dove è una sezione locale che deve dirti sì o no, ma tu non sei mai stato lì e non sei nemmeno conosciuto. Dobbiamo avere la decenza di almeno scegliere chi fa procedure trasparenti, e devo dire che questa campagna elettorale è priva di contenuti. Quasi nessuno parla del cambiamento climatico, eppure siamo in piena emergenza cambiamento climatico, siamo in piena emergenza di malcostume e malgoverno in molte situazioni, e abbiamo la necessità almeno di distinguere le persone per bene da quelli che cercano veramente solo di avere un seggio a qualunque costo, vendendosi comunque ogni tipo di principio e ogni idea. Ebbene, io credo che sui grandi temi, soprattutto dell'ambiente e della legalità, così come ho detto nei giorni scorsi che ho visto le candidature di Livio De Santo, il prorettore della Sapienza, adesso sappiamo che anche nella circoscrizione numero 1 di Roma, quindi nel primo collegio plurinominale della capitale, abbiamo visto la candidatura di Cafiero De Raho, che è l'ex procuratore antimafia, e quindi sono chiare queste candidature di indipendenti da parte del Movimento 5 Stelle e soprattutto di Giuseppe Conte, che le ha scelte personalmente. Dall'altro lato vogliamo capire quali sono le candidature indipendenti veramente che possono parlare di ambiente e di legalità. Io sono veramente addolorato che per esempio il PD non abbia candidato una persona qualificata come Piero Grasso, che è una persona di grande qualità, che ha gestito anche le agorà del PD e poi è stato assolutamente cancellato dalle liste. Bene, non sono belle cose, e soprattutto è importante che i cittadini le conoscano, perché poi, nonostante una legge pessima, il diritto di voto ce l'abbiamo ciascuno di noi, possiamo scegliere sia alla Camera che al Senato chi votare, e possiamo scegliere purtroppo solo il movimento politico, il punto di riferimento. E io spero che almeno sul tema del cambiamento climatico abbiano il coraggio di parlare tutti i principali leader. Per ora solo Conte parla dell'emergenza principale, della priorità assoluta del cambiamento climatico, poco ne parla purtroppo il PD, zero ne parlano i due aspiranti leader del centrodestra, e Calenda addirittura punta totalmente su temi spesso contrari all'ambiente. Quindi cerchiamo di vedere le cose e di avere una chiave di lettura almeno trasparente.